che è voluto dare, e con i distintivi che sono stati resi noti oggi, un'impronta ben precisa a quella che è proprio la Polizia di Stato, che, come ho detto, è una forza di polizia a ordinamento civile e statuto speciale. Sono stati presentati nuovi distintivi di grado della Polizia di Stato alla presenza del questore Francesco Misiti e del prefetto di Pescara Gerardina Basilicata. Il questore ha sottolineato come sia L'Aquila il motivo comune a tutti i distintivi e che il rinnovamento rientra nella riorganizzazione della Polizia. Sollecitati dai giornalisti poi a margine della conferenza stampa, sia il questore che il prefetto sono intervenuti sulla questione sicurezza in città alla luce degli ultimi episodi di cronaca. Quegli episodi sono stati tutti ben localizzati, sono stati tutti ben definiti, per cui in effetti la sicurezza da questo punto di vista è assicurata. Coloro che hanno dato luogo a questi episodi disdicevoli, criminali e quant'altro sono nelle patrie galere. Per quanto riguarda la sicurezza nelle strade, quella può essere assicurata in tanti, da altri tanti fattori che abbiamo sempre messo nelle nostre riunioni di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e che insieme all'ATER, che è proprietaria delle case popolari, al Comune che gestisce le case popolari, speriamo che vengano a conclusione, perché in effetti il primo segnale che è necessario dare è quello di allontanare da quegli appartamenti le persone che non hanno diritto a stare lì e dove, anzi, oltre a occuparli abusivamente, commettono anche dei reati. Alcuni invocano la presenza dell'esercito, secondo lei è necessario o no? Anche questo è un esame che abbiamo effettuato. La presenza dell'esercito richiede delle regole, cosiddette regole di ingaggio praticamente, quindi innanzitutto soltanto in alcune zone può essere assicurato il pattugliamento congiunto, perché è un pattugliamento congiunto tra le forze di polizia e gli uomini dell'esercito. E questo tipo di servizio, questi tipi di controllo del territorio sono già in atto da parte delle nostre forze di polizia. Quindi in questo momento ovviamente ci sono delle priorità, non ci ricordiamo che Strade Sicure soprattutto nasce come lotta al terrorismo, quindi in effetti queste priorità a livello nazionale vengono stabilite e al momento Pescara non è tra le priorità per le quali è necessaria la presenza dell'esercito.